Buongiorno a tutti e a tutti. Un saluto agli ospiti e ai relatori di questa giornata, a tutti e a tutti coloro che in collegamento seguiranno i lavori, all'amico e collega Paolo De Castro, con cui avevamo immaginato un dialogo per restituire il lavoro fatto in questi mesi e tracciare un'agenda con le priorità dei prossimi. Ringrazio i promotori e gli organizzatori per l'invito a questa seconda edizione del Dairy Summit, a cui purtroppo per impegni istituzionali concomitanti non posso partecipare, dedicata a una filiera strategica, considerata a ragione uno dei marchi distintivi della nostra eccellenza e qualità nel mondo. Non devo convincere voi di questa rilevanza. Lo testimoniano i circa 2.000 stabilimenti che danno lavoro a oltre 25.000 persone, cui si aggiungono le migliaia di posti di lavoro nell'indotto e nelle campagne, a quelle 53 DOP che fanno del nostro paese il leader mondiale della produzione casearia di qualità. Oggi voi chiamate a un confronto su un tema cogente, il latte italiano alla sfida della comunicazione di filiera, che mette a fuoco temi su cui ritengo necessario un lavoro comune. A partire da una delle lezioni apprese in questi mesi drammatici e di cui è necessario trarre tutte le implicazioni lungo l'interdipendenza tra tutti gli anelli della filiera, è un punto su cui bisogna lavorare con rigore, insieme a quello del valore su cui sono convinta che bisogna continuare ad insistere. Proprio per questo, lo voglio sottolineare, abbiamo scelto di prolungare la sperimentazione dell'obbligo di indicazione dell'origine del latte e per tutti i prodotti derivati fino a dicembre 2021. In Europa affermiamo con forza il diritto dei cittadini ad un'informazione trasparente e corretta, che passi dall'obbligo dell'etichetta d'origine per tutti i prodotti. Con altrettanta forza abbiamo chiesto un nuovo inizio nel confronto sull'etichettatura fronte pacco, da cui comunque sosteniamo la necessità di stralciare DOP e IGP. Nella prossima legge di bilancio proponiamo un investimento sulle filiere pari a 150 milioni di euro, convinti come siamo dell'indispensabilità di nuovi rapporti di filiera. Nella nostra strategia, nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, indichiamo la necessaria rigenerazione del sistema agricolo e alimentare nel nostro Paese attraverso il potenziamento delle imprese e delle filiere. In questi drammatici mesi ho e abbiamo avuto un unico obiettivo: mettere in sicurezza il settore agroalimentare e tutti i tasselli di cui si compone per poter essere in grado di ripartire dopo le fasi cruciali dell'emergenza. Ripartire nel vostro caso non è il termine più corretto, perché questa filiera, la filiera della vita, non si è mai fermata, garantendo cibo al paese anche nei momenti più drammatici. Allo stesso tempo, questo non ha impedito gravi e in alcuni casi gravissime criticità, di cui è stato e continua ad essere necessario farsi carico, con la messa in campo di misure e provvedimenti mirati. Penso all'esonero contributivo su cui investiamo complessivamente oltre 1 miliardo di euro, ai 70 milioni di euro per acquisti di latte 100% italiano e formaggi DOP da destinare alla distribuzione gratuita alle fragilità alimentari, al fondo filiere zootecniche del valore di 90 milioni di euro, al fondo ristorazione a cui destiniamo 600 milioni di euro per acquisti di prodotti agroalimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio, ma anche a iniziative come latte nelle scuole, che nonostante il rallentamento dovuto alla pandemia Covid, costituisce ancora un obiettivo strategico da perseguire. Voi oggi chiamate a una riflessione anche sulla riforma della PAC e alle prospettive che pare per questo settore. Dopo l'accordo raggiunto, ora siamo chiamati alla sfida del Piano Strategico Nazionale. È un'occasione importante su cui è necessario rivedere e indirizzare in modo efficace le risorse disponibili, destinandole al miglioramento della competitività e alla modernizzazione delle nostre aziende. Per quanto concerne il lattiero caseario, serve avviare una riflessione seria sulle modalità di sostegno finanziario attraverso le diverse componenti.
In questo percorso un ruolo importante dovrà essere riservato al sistema degli aiuti accoppiati e alla possibilità di attivare nuove organizzazioni comuni di mercato. Ne dovremo discutere insieme. Un altro aspetto importante, strettamente collegato ai precedenti, riguarda la sostenibilità nelle sue tre componenti, economica, sociale ed ambientale. Su questo è necessario definire un quadro di regole comuni, perché i nuovi impegni non si traducono in un aumento degli oneri a carico degli allevatori, ma in opportunità di crescita per il settore, soprattutto attraverso la maggiore valorizzazione delle produzioni. Dobbiamo guardare alle indicazioni che ci vengono dalla strategia Farm to Fork e alle opportunità di crescita del mondo produttivo. Anche in questo caso è necessario un percorso condiviso per concentrare le risorse disponibili su pochi e chiari obiettivi, evitando gli inutili interventi a pioggia che alla fine non accontentano nessuno. Anche nel settore zootecnico la parola chiave è sostenibilità. Per questo stiamo lavorando ad un sistema di certificazione del benessere animale che prenda in considerazione l'approccio One Health nel suo complesso per migliorare la sostenibilità del processo allevatoriale, la qualità e la sicurezza alimentare e affrontare in maniera strutturale il problema dell'antimicrobico resistenza, mettendo insieme le buone pratiche zootecniche e sanitarie. Di questo vorrei parlare con voi a partire dalle prossime settimane, quando inizieranno i lavori che dovranno portare proprio alla definizione del piano strategico della PAC post 2020. Vorrei farlo nell'ambito del tavolo di settore orientato alla filiera che voi sollecitate nella carta del latte. Non posso che rispondere positivamente. C'è bisogno di un di più di programmazione strategica e anche di confronto leale, rigoroso, di merito tra tutti gli attori coinvolti. Portare questa filiera nel futuro è obiettivo comune. Quello che vi dico è facciamolo insieme.